Abbiamo radunato le testate, alcune delle testate più importanti del paese per intervistare il leader della Lega, Maurizio Molinari, il direttore di Repubblica. Buonasera. Buonasera, in bocca al lupo, ancora non avevamo avuto occasione di fare in bocca al lupo al nuovo direttore di Repubblica. Massimo Giannini, il nuovo direttore della Stampa. E Alessandro Sallusti, il nuovo Buonasera. direttore del... No, l'antico direttore del giornale. Massimo Giannini, la prima domanda. L'eterno direttore del giornale. Massimo Giannini. Sì, volevo chiedere una cosa a Salvini, proprio a proposito di quest'ultimo aspetto che ha messo in evidenza. Prego. Quanto stavamo bene negli anni 80? I nostri papà stavano bene negli anni 80. Sì. Si ricorda quando l'inflazione era a due cifre quanto costava prendere un mutuo in banca? Questo se lo ricorda, forse lo ha dimenticato Salvini. Era piccolo negli anni 80, eravamo tutti un po' più piccoli. Però prendere un mutuo costava intorno al 18-20% di tasso di interesse. Si ricorda Salvini in quegli anni cosa significava pagare la bolletta petrolifera e dunque energetica con la nostra liretta che aveva una ragione di scambio miserevole rispetto al dollaro? Quanto ci costava l'energia in quegli anni? Alle famiglie italiane quanto costavano le bollette elettriche? Ecco, le chiedo tutto questo per dire che a me sembra, se vuole le rispondo. Anche se lei ha premesso, no, certo, però arrivo alla domanda, anche se lei ha premesso che l'uscita dall'euro non è in questo momento all'ordine del giorno, però tutte le cose che lei ogni volta dice quando parla di questo problema alludono all'italietta in cui c'era ancora la lira. L'italietta. Allora, vuol dire chiaramente l'italietta, sì, perché... Beh, le ricordo la svalutazione del 1992 che ci costò davanti alla Germania sangue. Con l'italietta di cui sì, parla lei. C'era sì, più disoccupazione in Germania che non in Italia, l'italietta degli Va anni bene, 80. Ecco, benissimo. Completo le la imprese domanda. Italiane okay, compravano lei, aziende tedesche e francesi nell'italietta degli anni 80. Per lei era un paese 80. Forte. Va bene, per no, lei era per un me. Paese forte. Quindi, non per me, era così. Capito. Però io però ho l'impressione che all'epoca comprassimo tutto pubblico, con i debiti no? che abbiamo stiamo pagando ora debito. E quindi eravamo sia forti che indebitati. Voglio aspettare però, la fine della domanda per se dare posso risposta. Fare però, ecco, prego, se posso Giannini. Fare la domanda finale, appunto, lei ogni volta qua. Cita a modello un paese che aveva la lira. Allora, voglio chiederle, se lei fosse premier adesso, lei dice non è all'ordine del giorno, perché lei non è al governo, ma se lei fosse al governo adesso... Diventerebbe all'ordine del giorno il rientro, il ritorno diciamo, all'Italia della lira oppure no? Perché Matteo altrimenti Salvini, poi non Luciano si capisce Fontana. perché continua a citare come modello l'Italia della lira. Ce lo può spiegare? Diciamo, una volta è un per tutte? Discorso a doppio codice, no? Dice no, guardate, non lo farò, ma si stava bene. Che pazienza. Prego. Ma io dico semplicemente che quando esco da questo studio televisivo la gente non mi dice la lira, l'euro, Giannini, mi dice ma quand'è? Che mi danno la cassa integrazione che il governo mi ha promesso 3 mesi fa. Sì, vagliela dare in lire però. 3 mesi. Giusto. Negli anni Ottanta, e chiunque può verificare durante la pubblicità, si lavorava di più in Italia che in Germania. C'erano stipendi più alti in Italia che in Germania e i nostri genitori compravano più case in Italia che in Germania. Ma è la causa del motivo per cui stiamo male però, ora. Se mi si fa una domanda di un quarto d'ora, chiedo almeno 30 secondi per ragione. Rispondere, se no è complicato. Quindi l'italietta degli anni Ottanta è quella dove i nostri nonni e i nostri genitori hanno messo da parte, lavorando, la fortuna che i giovani di oggi stanno erodendo perché non lavorano come lavoravano i nostri genitori e i nostri nonni. Le imprese italiane ai tempi compravano aziende americane, tedesche e francesi nell'italietta con la liretta. Detto questo, siamo nel 2020, non viviamo di nostalgia, ma io ho un'Italia forte, che va all'estero a comprare aziende, l'esatto contrario di quello che accade oggi, quando torno al governo la metto all'ordine allora, del giorno. Ricordo Salvini... a Giannini che poi in un anno di governo noi non abbiamo fatto la battaglia sulla moneta, abbiamo portato quota 100 in casa di 300.000 italiani, la flat tax a 2 milioni di partite IVA, l'azzeramento degli sbarchi di immigrati, quindi parliamo il dibattito di tutto... sulla moneta la lascio a lei, però se lei Senta. Mi dice si stava meglio negli anni 80, sì. Senta, se io sì. ora mi compro una Ferrari, sì. mio figlio, quando è grande, sta ancora pagando i debiti che ho fatto alla Ferrari. Io mi ricordo che mi divertivo un sacco, ma lui sta nei guai. Beh, ma se le mettono delle regole che avvantaggiano qualcun altro a discapito suo, non è che i tedeschi siano più intelligenti Luciano di noi. Luciano Fontana. Se evidentemente ti mettono delle regole che avvantaggiano le imprese tedesche rispetto agli imprenditori italiani, o la pensi come il presidente dell'INPS, che in maniera veramente volgare, secondo me è surreale,
e mi taccio, ha detto: ah, ma gli imprenditori e i commercianti che non riaprono sono pigri. Ma sciacquati la bocca. Luciano Fontana, Corriere della Sera. Vi prego di fare domande e risposte sintetiche, così riusciamo a fare due giri. Sono qua, che l'occasione è ghiotta. Prego, direttore. Sì, buonasera, direttore, segretario. Buonasera. Io volevo riportarla alle preoccupazioni di questi giorni, perché naturalmente ci sono le preoccupazioni più rilevanti, sono aziende che non riescono a ripartire, lavoratori che non hanno cassa integrazione, piccoli imprenditori, artigiani che ancora hanno lo spettro di non addirittura riuscire a conservare la propria attività. Proprio per questo, siccome c'è tanto da fare e ci sono mesi durissimi, altrettanto duri di quelli che abbiamo affrontato con il virus, io le volevo chiedere, ma non le sembra poco praticabile, anzi anche non giusto, aver chiesto di andare alle elezioni rapidamente? Come immagino un paese, cioè andare alle elezioni agli inizi di settembre, un paese che in questa situazione, io ho ancora gli uffici qui davanti dalla mia finestra, che non lavora nessuno, sono tutti a casa, che si possa imbarcare in una campagna elettorale e in elezioni rapidissime? Non è meglio cominciare Matteo a sedersi Salvini intorno al tavolo al governo e decidere quali sono le cose da fare rapidamente per rispondere? Matteo Salvini. Guardi, le darei ragione se ci fosse un governo che fa. Il governo litiga su tutto tutti i giorni. Basta leggere un giornale, basta leggere il Corriere della Sera di oggi o la Repubblica di oggi. Litigano perfino sugli stati generali, quando li faccio, sul piano della task force. Litigano sulla giustizia, litigano sulla scuola, litigano sul MES, litigano sulle infrastrutture. Litigano sul taglio delle tasse. Ora, se ci fosse un governo che va avanti come un treno, non è in mia simpatia, però sta facendo opere pubbliche, sta aprendo scuole, sta finanziando imprese. Non stanno facendo un accidente, direttore. Quindi io preferisco che possano gli italiani avere di fronte 5 anni di stabilità, di serenità, di idee chiare, piuttosto che andare avanti con un litigio continuo. Maurizio Molinari. Senatore Salvini, la pandemia è stato un attacco senza precedenti, a sorpresa, contro il nostro paese e contro altre democrazie occidentali. In ognuna di queste democrazie, se noi vediamo come hanno reagito i partiti politici, all'opposizione e al governo, si sono sostanzialmente uniti nel cercare ricette comuni. In Germania, come in Gran Bretagna, in Spagna, in Francia, anche negli Stati Uniti, fondamentalmente le forze di opposizione e governo hanno fatto quadrato. A difesa del sistema economico, della salute dei cittadini, hanno messo da parte gli interessi faziosi, gli interessi di bandiera, per sostenere prima la salute e poi l'economia del paese. Che cosa è disposto, quali passi in avanti è disposto a fare lei verso il governo per trovare una ricetta comune sulla difesa della salute e dell'economia? Guardi, direttore, grazie per la domanda. Noi è da 3 mesi che stiamo riempiendo il governo di emendamenti, ordini del giorno, suggerimenti, consigli, proposte di legge. In 3 mesi ne hanno accolte 0. Io ricordo che sul primo decreto proponemmo come Lega 204 emendamenti, bocciati 204. Sul decreto scuola, approvato settimana scorsa, 100 emendamenti, bocciati 100. Ce n'era qualcuno che lei pensa che neanche fosse così lontano da quello che poi hanno fatto, che dice quello lo potevano prendere? Beh, ma le faccio l'esempio dei prestiti in banca, del grande dramma. Io leggo, ad esempio, ho letto oggi su Repubblica il dramma di chi va in banca pensando di avere i soldi. Noi abbiamo detto, siccome saranno soprattutto i lavoratori autonomi, le partite IVA, gli artigiani a aver più bisogno, non mettete nel decreto che se uno in passato ha avuto un problema con una rata del mutuo, con l'affitto, con la bolletta, con la ricevuta bancaria non pagata, non può chiedere neanche una lira, perché a maggior ragione sono quelli che erano già in difficoltà prima del virus, che hanno bisogno che la banca li aiuti. Non ci hanno ascoltato. Chi ha avuto un problema in passato non può chiedere neanche un euro di prestito, perché si passa oggi attraverso la situazione... le banche, no? Sì. Quelle sono tenute a ma controllare. Ma come fai? Però... Io mi sono fatto dare, e lo dico oggi, senatore, perché senatore, lo presentiamo... Senatore, mi scusi... Sì, c'è Molinari che voleva intervenire. Voglio solo... Io ho capito quello che lei sta dicendo, però mi scusi se la interrompo. Non sarebbe stato un segnale forte di unità plaudire assieme al governo al pacchetto Merkel-Macron e fare delle proposte congiunte alla Commissione
assieme al governo per usare in fretta questi fondi. Lui dice ci ho provato. Ma i soldi per il momento dell'Europa non esistono. Vabbè. Quando arriveranno? No, noi dall'Europa è 3 mesi che sentiamo impegni e promesse. Allora, quando mi arriva un portafoglio con 1.000 euro dall'Europa, io dico grazie, anche perché quei 1.000 euro sono stati pagati dai cittadini italiani. Per il momento, cosa hanno fatto gli altri paesi europei? E il direttore Molinari lo sa. Hanno aspettato l'Europa? No. La Germania ha stanziato 130 miliardi per abbassare l'IVA del 3%. Ma loro li hanno i soldi, eh? Ma noi li abbiamo i soldi. Se metti buoni del tesoro, i soldi ne hai. Ne hai Alessandro quanti ne Sallusti, vuoi. La convince questa chiave di lettura dell'economia, soprattutto che offre Matteo Salvini, è uno dei terreni su cui il centrodestra discute al proprio interno? Ma io condivido molte delle cose che ho sentito dire da Salvini, però sono convinto che noi se mettiamo botte è vero che vengono venduti anche sopra le aspettative, proprio perché siamo in Europa, perché immagino, non sono un tecnico, che se fossimo fuori dall'Europa probabilmente il risparmiatore italiano andrebbe a comprare i titoli di Stato tedeschi e francesi, non quelli italiani, che a quel punto varrebbero ben poco. E a proposito di questo, insisto su dei temi che l'hanno già sollecitata. Prego. Lei non teme, per lei e per la Lega, un effetto, e soprattutto per i suoi elettori, un effetto Le Pen, cioè un grande consenso, grande, medio, dipende dai momenti, un grande consenso elettorale, ma che proprio perché si mette contro tutto il sistema, a torto o a ragione, non è quello il problema, questo consenso elettorale non può diventare formula di governo, perché il sistema si allea e come è successo nell'agosto scorso, la fa fuori. Cioè, voglio dire, lei fino a che punto è disposto a spingersi in una mediazione, in un compromesso financo, perché la politica è fatta anche di compromessi, pur di riuscire a portare al potere, diciamo al governo, le sue istanze e quindi le istanze dei cittadini? No, ma guardi, io non sono contro il sistema, io sono a favore del benessere degli italiani, certo. Quando leggi che ci sono alcuni magistrati, Palamare e compagni, che dicevano Salvini è una merda, ha ragione, ferma gli sbarchi, ma va fermato a qualsiasi costo, contro quel sistema io sono assolutamente. Contro quell'Europa che, ad esempio, vorrebbe tagliare 3 miliardi agli agricoltori italiani, io mi batto contro quel sistema. Però la Lega è ampiamente il primo partito in questo Paese. Il centrodestra è maggioranza assoluta di questo Paese. È questione di tempo e gli italiani potranno esprimere la loro opinione, quindi noi ci stiamo preparando con ricette serie a risolvere i problemi del lavoro di questo Paese. Può essere fra 3 mesi, fra 6 mesi o fra 2 anni. Beh, tra non tre lo so. Mesi però dovreste lei e Berlusconi dire sì o no al MES. Berlusconi direbbe sì e lei direbbe no. No, ma il MES fra 3 mesi non esisterà più, le do questa perché? Anticipazione. Perché nessun paese europeo lo adotta. Ma Berlusconi nessuno. Direbbe prendiamolo. No, ma scusa, se perfino la Grecia... No, ma non deve che convincere molto lei, deve convincere Berlusconi che è il suo alleato. Ma ne parleremo anche con Berlusconi, non c'è problema. Se la Grecia, che è messa molto peggio di noi, ha il tasso di interesse sui buoni del tesoro doppio rispetto al nostro, dice MES no grazie, allora o sono fessi tutti gli altri oppure il MES è una fregatura. Però io sono molto più preoccupato di quello che accadrà a settembre, direttore. Le faccio un esempio. Ed è un'altra idea che abbiamo suggerito al governo che non ha accolto. C'è sia da Confindustria che dal piano Colao. Non serve solo rimandare le tasse di 3 mesi. A settembre arrivano a pagamento in un'unica soluzione, è bene che chi è a casa lo sappia, tutte le tasse sospese a marzo, aprile, maggio e giugno vanno all'incasso a settembre. Ma io mi domando, se non fatturo, se non lavoro, se non vendo per 4 mesi, come può il governo entrarmi in banca a settembre? Io le domando, se non incassa la proposta quelle è quella tasse, di Colao, pace fiscale per il 2020, se ne parla almeno nel 2021. A settembre questi soldi gli italiani non ce li hanno. Quindi, non ce li hanno. Quelle tasse hanno non le incassiamo fiscale. E non prendiamo i soldi dall'Europa, un condono, è quella la chiave. Anche. Massimo anche. Giannini. Assolutamente sì. Far emergere tutto quello che è sommerso. Assolutamente sì. Senta, l'ha colpita. Le faccio, guardi, ci sono 8 milioni di cartelle esattoriali pronte a partire. A proposito di cartelli. 8 milioni di cartelle esattoriali pronte a partire. Allora, non è pensabile. Saldo e stralcio, cartello rottamazione. 34, guardi che ha aumentato il fatturato durante la pandemia. Allora, no, va bene, anche questo volevo farle vedere, ma
Ogni 100 posti in rianimazione, 12 sono stati rubati dagli evasori. Oltre 100, ogni 100 litri di ossigeno, 12 sono stati rubati dagli evasori. Quando si è raggiunto il picco di 4.000 posti in rianimazione, 480 erano occupati da gente che non li aveva pagati. E le dico un'altra cosa, cartello 34. Ma noi possiamo fare un condono, magari dando una mano a colossi digitali che durante questa epidemia hanno guadagnato 17,4%, grande distribuzione 9%, farmaceutico 6%, pagamenti elettronici quasi il 5%, elettronica 5%, alimentazione 3,5%. No, non c'è il caso di iniziare a selezionare le persone o le imprese a cui si rivolge? Ma io le sto facendo un esempio molto concreto. Ci sono in Agenzia delle Entrate 8,5 milioni di cartelle esattoriali pronte a partire. Facciamo che l'importo medio sia di 1.000 euro. Ora, se uno ha una cartella esattoriale per una multa non pagata, per una fattura non pagata, perché si è rotto una gamba, se non pagava i 1.000 euro prima del virus, difficilmente mi paga 1.000 euro adesso. Io come Stato posso fare due cose, e glielo dico in 20 secondi. Quello che farà lo Stato e quello che farei io. Lo Stato in questo momento, il governo, manda la cartella di 1.000 euro. Io non la pago e lavoro in nero. Io ti manderei la cartella da 200 euro, il 20%, saldo e stralcio. Pochi, tu mi dai il 20%, io incasso e tu torni a lavorare. Quello che mi ha evaso 10 milioni lo metto in galera e butto via la chiave. Giannini, è vero che c'è un accenno a questo in diversi piani di recupero del paese. Piano Colau, c'è tra l'altro un accenno anche in quel piano. Prego, Giannini. Sì, sì, è vero. Nell'italietta di cui parlavo prima, di condoni ne sono stati fatti almeno una dozzina. Non mi pare che abbiamo risolto il problema. Se siamo... No, mi scusi, completo. Non mi pare che a forza di condoni abbiamo risolto i nostri problemi, tant'è vero che dobbiamo, secondo la vostra ricetta, continuare a farne molti altri. Però chiudo su questo, le faccio un'altra domanda. Lei diceva prima che la Lega è saldamente il primo partito. Lei dice che l'Italia è saldamente il primo partito del nostro paese. Le faccio una domanda... perché il 28 di maggio dell'anno scorso ci sono state le elezioni europee, la Lega prese il 34,3% dei voti, quello sì che era il primo partito italiano. A distanza di un anno la Lega ha perso, secondo tutti i sondaggi che leggiamo, almeno minimo 10 punti. Al tempo stesso oggi abbiamo fatto un sondaggio con Alessandra Ghisleri sul nostro giornale l'altro giorno, diceva Alessandra Ghisleri, è vero, sta calando la fiducia nei confronti di Conte, però... il 61,7% degli italiani considera inaffidabile l'opposizione di destra. Mi spiega dove ha sbagliato e che cosa non sta funzionando, Salvini, nella vostra coalizione? Allora, al volo, cito Mentana, non Giannini, con tutto l'affetto. Mentana, il sondaggio di ieri sera di Mentana dà la Lega al 27,3% con 8 punti di vantaggio sul secondo partito, che è il PD al 19%. Quindi il PD di Giannini... è fortissimo al 19. Giannini, la Lega no, di Salvini no, no. Fermo, è scarsissima al 27. Là. Il PD di posso Giannini, rispondere? Io sono un giornalista. Va bene, sì, ma io non, va bene. Lei non deve dire sciocchezze. E ha avuto anche problemi col PD, quindi non lo incasellerei facilmente. Ma non pensavo che dire PD fosse un insulto, mi perdoni. Per no, però non lo riguarda. Non è un insulto, ma è falso. È banalmente falso. Posso non è un insulto, però è falso. Va bene. Prego, se non dice falsità, dica quello che vuole. Gli è stata data l'opportunità di lavorare con noi dal PD, prego. No, 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 va bene. Sto dicendo che la Lega, che non è in gran simpatia a Giannini, almeno questo lo posso dire, con tutti i suoi difetti, stando ai dati di Mentana di ieri sera, è al 27%, quindi vuol dire che più di un italiano su quattro dice mi fido di Salvini. Per me è un'enorme responsabilità, un enorme onore, la traduco in lavoro quotidiano, sulla scuola, sulla disabilità, sulla cassa integrazione, sul sostegno alle partite IVA. Errori ne ho fatti. Ma ne faccio 10 al giorno di errori. Quest'estate quando mi papete, alzo no? Faccio un errore, quando vado a Nanna faccio un errore. Quest'estate. Quest'estate spero di poter fare qualche giorno però di vacanza meno, a mio figlio. Diciamo quest'estate dal papete. Parla meno dal papete. Ma io non capisco questa non sua, in generale spocchia no, è la di qualche radical chic per cui se vai in spiaggia in Romagna sei uno sfigato. No, era fighissimo. E dove devi andare? A Capalbio o Monte Carlo? Era quello che ha detto, che dovunque l'avesse detto pure a Capalbio ha creato qualche problema alla sua carriera ministeriale. Dire che i 5 Stelle stavano bloccando tutto. È quello che oggi dicono tutti. Strade, autostrade. Ah, posso fare una domanda? Lei avrà un ospite dei 5 Stelle prima o poi. Sì. La Gronda di Genova. L'autostrada di Genova, già finanziata e progettata. Sì, questo è un tema importante. Quando la fanno? Luciano Fontana, prego. Sì, segretario, volevo
chiederle una cosa. Lei, dica. Come me, vive a Milano e sa quanta voglia di ripartire c'è, ma anche quanta preoccupazione. Tutte le aziende, certo, viviamo con misure di sicurezza abbastanza rigide, così nei comportamenti all'aria aperta. Allora, volevo dirle, non è un po' pentito o non è un po' sbagliato fare manifestazioni, andarci senza una mascherina, incitare a non usare l'app Immuni, che naturalmente è certo, è vero, c'è il tema da tenere sotto controllo bene, quello della privacy, ma per politici come lei o per giornalisti come me, stare sui social network è una delle attività quotidiane e forse sarebbe meglio invitare le persone a cercare di tracciare il virus. Si ha un ruolo di esempio e di modello. Cercare di vincere questa battaglia e rapidamente, insomma, non le sembra un po' sbagliato dare questa immagine e comportarsi così? Ma guardi, gli italiani hanno dimostrato un enorme buon senso, però vogliono tornare a vivere con cautela, a distanza, con le mascherine. Poi è curioso che ci abbiano crocifissi per delle manifestazioni pacifiche, pulite, ordinate, mascherinate il 2 giugno, quando prima e dopo a sinistra hanno combinato la qualunque, in qualunque piazza, senza che su mezzo giornale ci fosse mezza critica. Però mi perdoni, là le critiche erano a lei che se l'era tolta, non ai manifestanti. No, la mascherina l'avevo abbassata. Ragazzi, io posso invitare, devo invitare gli italiani a usare la testa. Perché si prevede che non abbiano un ruolo di esempio. Invece lei è un leader, aspirante Presidente del Consiglio. Io ritengo che gli italiani abbiano diritto di tornare a vivere, perché rischia di fare più morti la fame del virus. E che c'entra con togliersi la mascherina? No, ma io ce l'ho di là la mascherina. Vado in giro, vado a letto se vuole con la mascherina, se la rende tranquillo. Detto questo, se si vuole criticare pregiudizialmente qualunque iniziativa organizzata dalla Lega, no, lo si può bene, fare. Era lei che faccio... si toglieva la mascherina. Ma io per parlare... Ma me posso togliermi la mascherina mentre parlo? Ma qua si faceva una foto... Guardi qua, era solo per farsi una foto. Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No. No? E se non sta un metro e mezzo, no. Allora, mi fate vedere le foto di Piazza del Popolo che ci sono state sabato? Mi fa vedere la foto di Piazza del Popolo se sabato? Se trovate anche o Zingaretti o Conte che si tolgono la mascherina. No, ma non ce l'ho con Zingaretti. No, con lei ce l'avevano, allora, non con i manifestanti. Mi scusi, ma secondo lei l'abbassarsi la mascherina mentre si parla con una signora è lo stesso problema che... non mantenere, mi limito nel mio linguaggio, le promesse fatte a milioni di italiani negli ultimi mesi? Noi abbiamo dibattuto sul Corriere, sulla Repubblica, sul giornale, per giorni, no, non sul giornale, sulla stampa, pardon, della mascherina di Salvini. Ma qua c'è un signore che fa il Presidente del Consiglio di Questa lavoro, è Piazza del Popolo, che ha promesso 3 mesi fa la cassa integrazione, che non è arrivata. Lui può andare in giro vestito da mascherina o da palombaro, ma se uno deve scegliere, paghi il dovuto a milioni di lavoratori italiani, puoi andare in giro vestito come vuoi, Molinari, ma non fai il tuo lavoro. Molinari, forma e sostanza. Senatore, che l'arretramento sia di 10, 8, 7 punti, non c'è dubbio che la stagione del Covid l'ha indebolita e ha rafforzato alla sua destra la posizione di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. Ora, io le chiedo in tutta sincerità, non crede lei di aver sbagliato qualcosa durante la stagione del Covid, di non essere riuscita a entrare in sintonia non solamente con gli italiani in generale, ma neanche con la maggioranza dei suoi elettori, che in fin dei conti hanno finito per guardare a Zaia? Cioè, non ha qualcosa da rimproverarsi? Magari è mancato un accento di solidarietà, un gesto, un qualcosa per parlare agli italiani che erano rinchiusi in casa? Non senti di aver sbagliato qualcosa? Ma io sbaglio tante volte al giorno, l'ho detto. Se lei mi vuole fare un processo, lo facciamo, tanto ci vado in estate al processo per gli sbarchi, quindi processo più, processo meno, non è un problema. Se la fiducia passa a Zaia, sono l'uomo più felice del mondo. È bravo, è un uomo Zaia della Lega. È bravissimo. È ammirato e invidiato in tutta Europa. E io sono orgoglioso di essere il segretario di un movimento che ha amministratori bravi. Non sono né geloso né invidioso. Fontana detto... com'è rispetto a Zaia? Fontana è altrettanto bravo per quello che mi perché riguarda. Perché ci sono già molte critiche, poi si vedrà su come ha gestito. Adesso c'è anche quella vicenda un po' pesante della fornitura di camici dall'azienda della moglie, che è stata prima pagata, poi è stata dall'azienda stornata la fattura dicendo noi una donazione, però intanto erano stati già beccati da Report. No, che impressione si è fatta? No, questo è falso.
No, questo è falso. No, l'è stata cambiata dopo che il report ha iniziato a fare le falso. Domande. Se va accusato un uomo che ha donato, non lui direttamente, se un'azienda che ha donato 500.000 euro di materiale sanitario ai medici deve essere indagata... Però. Io sono convinto, alla fine è andata come dice lei, il dubbio che viene ai lettori... Però posso dirvi che poi voi usate lo spazio della trasmissione come volete. Chi è a casa vorrebbe capire quando gli arriva la cassa integrazione. Quando gli arrivano i 600 euro, quando ripartono le partite IVA. Perché quando c'è l'intervista a Salvini la metà del tempo si passa? O sulla mascherina, o sul sondaggio, o sul camice. Io sono venuto qua. Ma le abbiamo chiesto quota 100, anche se vuole l'euro, no. Scuola, piano straordinario del turismo, rilocalizzazione in Italia delle aziende che sono all'estero, sostegno alle partite IVA dimenticate. Perché per fino a che uno è all'opposizione può proporre tutto. Quello che un giornalista può fare è testare l'attendibilità. Al governo noi quota 100 l'abbiamo fatta. È vero. Al governo la flat tax per le partite IVA le abbiamo fatte. Al governo il blocco degli sbarchi e la lotta alla mafia l'abbiamo fatta. Quindi poi io posso rimanere qua se vuole perché io sono ospite suo e decide lei. Però io fossi un direttore di quotidiano mi chiederei, ma Salvini tu domani fossi al governo sulla scuola cosa faresti? Sulla disabilità cosa faresti? Ma è normale mettere 150 milioni per i monopattini elettrici ed escludere totalmente il settore dell'auto? Cioè l'Italia, Lancia, Fiat, Alfa Romeo, meccanici, operai, autoconcessionari e noi diamo il bonus per il monopattino elettrico. Cioè, sono robe che veramente non stanno né in cielo né in terra. Questo è legittimo segnalarlo da parte sua. Prego Sallusti. Non voglio fare e non sono l'avvocato di Salvini, ma se c'è qualcuno che ha messo in dubbio l'uso della mascherina sono stati nell'ordine di tempo il sindaco di Bergamo Gori, il segretario del PD Zingaretti e il capo della protezione civile che organizzavano degli apericena senza mascherina per sostenere che il virus era tutta una scemenza. Però detto questo... Volevo tornare sul tema che ha sfiorato Lombardia, ma non per parlare della donazione, ma la Lombardia sta diventando un caso politico importante in Italia, perché come dire, c'è un attacco che poi usa di volta in volta il parente, l'amico, il cugino, ma non è quello il problema. L'impressione è come dire... Non dico che lei non sia molto interessato a questo attacco, ma che, come dire, non crede che la Lombardia, per quello che rappresenta, anche per il suo partito, oltre che per il paese, vabbia difesa in altre sedi, non quelle dei giornali? In che assolutamente modo dovrebbe difenderla? Infatti sono grato al presidente Mattarella che ha scelto la Lombardia per festeggiare il 2 giugno, è andato a Codogno e ha fatto un gesto bellissimo. E sono onorato che il Santo Padre incontrerà il governatore Fontana e 20 medici lombardi in udienza in Vaticano. Quindi quando il Papa e il Presidente della Repubblica o vanno in Lombardia o invitano il governatore Lombardia fanno più di 6.000 altri gesti. Mi limito a un dato, perché la politica è passione ma sono anche numeri, relativo all'anno scorso a proposito della sanità lombarda. L'anno scorso, pre-virus 2019, sono venuti a farsi curare e operare negli ospedali lombardi 164.000 cittadini italiani da altre regioni. È un record europeo, di cui 14.000 dalla Calabria e 14.000 dalla Puglia. Ora, se l'anno scorso 160.000 italiani hanno dovuto pagare il treno, pagare l'aereo, prendere la macchina, venire negli ospedali lombardi a farsi curare, vuol dire che c'è una sanità che funziona in tempi di pace. Se in tempo di guerra ti scoppia la bomba atomica fra Codogno, Bergamo, Brescia e Milano, è chiaro che ti tiri su le maniche, compri quello che puoi comprare e cerchi di farcela tutta. Se poi ti vengono a fare le pulci, e le mascherine dove le hai prese, e i camici dove le hai presi, e l'ossigeno dove l'hai preso, ragazzi, io ringrazio i medici lombardi che hanno salvato vite. È un po' il tema che diceva prima sulle gare, no? Dice intanto falle gli appalti e poi dopo, almeno sono partiti però senza. Il fatto che il governatore Fontana sia accusato perché un'azienda di cui è socia la moglie ha donato dei camici agli ospedali lombardi mi sembra quantomeno bizzarro, però... Senta, una cosa ha funzionato, hanno liberato a Roma uno stabile occupato abusivamente da 17 anni, è contento, no? Quello di Casa Pound, è uno delle centinaia di stabili occupati a Roma, peraltro non uno di quelli pericolanti, perché da Ministro dell'Interno avevo stilato con la Prefettura di Roma un elenco di stabili
pericolanti e pericolosi da sgomberare, perché per me le occupazioni abusive sono tutte illegali. Poi questi dicono che neanche se ne vogliono andare, quindi ora è bello un intervento. E parlatene col Ministro dell'Interno. Io però, se devo sgomberare un palazzo che rischia di cadere o un palazzo che rischia di non cadere, prima parto da quello che rischia di cadere, Ministro, oggettivamente. Io la ringrazio tantissimo, non le posso dare la mano, ci salutiamo come col si gomito, fa. Ma gomito. No, io non lo posso, se le do la mano mi arrestano. No, è meglio non dare l'esempio. Grazie Va tante, bene. Ministro. Buona serata. Grazie, e grazie a ai quattro direttori, buon lavoro.